Oggi vi mostrerò un paio di modi per allenarsi in casa. Due occhi aperti. L'altra cosa molto importante, oltre ovviamente a avere dimestichezza con la propria arma, è averla personalizzata in modo tale che funzioni con il vostro corpo. Altra cosa importante, molte volte mi viene chiesto quanto devo tenerlo lungo il calcio. Per sapere quanto il calcio va tenuto lungo, vi basta fare questo, ok? Voi lo prendete in mano, qui, e controllate che il calcio vi tocchi il bicipite. Se il calcio vi tocca il bicipite, il calcio è della lunghezza giusta, ok? Se lo metto così, non mi tocca il bicipite, è troppo corto, al che ho la faccia che è dentro il mirino e non riesco a mirare come si deve. Quindi l'ho controllato, provate, magari a volte può essere un poco di più, un poco di meno, questa non so se la metto, cambia di poco, e prendete dimestichezza con la vostra arma. Altra cosa che mi viene chiesta sempre, il calcio anteriore, dove lo devo mettere? Attaccato al ricevitore dei caricatori o fino in punta? Qui ci sono due scuole di pensiero diverse. Una dice, lo tengo in punta, quindi più in punta possibile, perché più afferro il fucile vicino alla punta, più muovere la canna, quindi da dove esce poi effettivamente il pallino o il proiettile, mi risulta semplice e quindi risulto più preciso. Questa cosa ovviamente è vera e funzionale, ma dipende anche dalla vostra capacità fisica, perché avere il braccio che steso rimane sempre tirato così è molto stancante, molto pesante se non ci siete abituati. Anche io quando uso questo qui, l'Onex, che pesa 200 kg, faccio fatica o farei fatica a rimanere in puntamento per tanto tempo. Al che mi viene da dire, tanto vale che lo teniate un pochino più indietro, lo prendete in questa posizione, che io trovo quella più comoda, vi permette anche di accedere ovviamente ai tastini di attivazione dell'unpack in maniera semplice, riuscite a controllare il fucile come volete. E con me funziona, perché non ho il braccio completamente steso, ma allo stesso tempo sono abbastanza stabile. Ah, bene ragazzi, 13 minuti di ripresa ininterrotta, Red Fox del futuro si divertirà un sacco a montare questo video. Altra cosa molto importante, sappiamo imbracciare il fucile, giusto? Sappiamo allinearci, sappiamo andare in puntamento, troviamo il pallino rosso, il dot, subito, quindi siamo veloci anche nell'acquisizione del bersaglio. Ci alleniamo a puntarlo effettivamente a qualcosa. Tradotto, quando fate questo allenamento, il mio consiglio è mettete le bottiglie d'acqua in giro per la stanza, dove volete, e vi allenate ad andare in puntamento su ogni singolo di queste cose, a passare da un punto a un altro, un punto e un altro, tenendo sempre ovviamente il pallino rosso nella vostra inquadratura e puntando e cambiando punto dove state puntando in maniera veloce. Altra cosa che vi aiuta appunto in questa velocità di reazione è il punto abbasso, punto abbasso, punto abbasso. Ci alleniamo così a trovare un bersaglio, puntare quel bersaglio e spostarci da un bersaglio all'altro, perché non potendo effettivamente sparare, 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 almeno ci alleniamo ad acquisire più bersagli insieme. Cazzo, io dovrei fare l'istruttore. Fate conto che mi sono andato a mettere il cinturone solamente per voi. Parliamo adesso della pistola. Come ci alleniamo con la pistola? Teniamo conto che la pistola, quindi la sidearm, normalmente è un'arma appunto secondaria e siamo normalmente più portati a fare una transizione da arma principale a secondaria che da secondaria ad arma principale. Chiaro che ci sono casi in cui è così, casi in cui non è così, prendete sempre tutto in maniera generale. Come ci alleniamo quindi a passare da pistola a fucile e poi allenarci effettivamente ad entrare in puntamento con la pistola? Come se fossimo in campo. Fucile su, siamo in puntamento, potete unire addirittura le due cose, quindi fucile in puntamento, pallino rosso trovato, punto, 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 abbasso, pistola. Tra l'altro questo cinturone ha il sistema per bloccare il fucile in modo tale che non mi vada in giro, quindi potete effettivamente fare tutte le movimentazioni che volete, ok? Una volta che avete imparato a transizionare dalle due armi in maniera funzionale, poi effettivamente cominciate ad aggiungere le parti, quindi puntate e trovate ovviamente l'allineamento tra le tacche di mira posteriori e frontali. Con le tacche di mira, soprattutto sulle pistole, io faccio estrema fatica, soprattutto con il revolver, che come potete vedere non ha i pallini bianchi per puntare in maniera più semplice. Vi dovete abituare, e il mio consiglio con le pistole da sotterra è quello, a sparare conoscendo dove spara la vostra pistola. Quindi imparate dove scartano, dove sparano le vostre pistole, imparate a respirare in modo tale da
per rimanere il più fermi possibili, e poi dopo vi dovete allenare con le pistole, soprattutto sparando, quindi per quello non mi ci soffermo più di tanto, perché rimanendo chiusi in casa non si può. Quindi, finito di mostrarvi come si fanno tutte queste cose, ci siamo dimenticati una parte importante però. Perché? Perché un'altra cosa con cui molti si scontrano, soprattutto quando stanno giocando soft air da un pochino e vogliono passare a un livello successivo, ma fanno fatica a migliorare, è che non possiamo allenarci con la maglietta. Perché? Perché quando noi poi avremo il tattico indosso, ci sarà uno spessore tra il nostro corpo e il calcio del fucile. Quindi il mio consiglio è, a posto di farvi dare degli imbecilli dai vostri genitori o dalla vostra fidanzata come nel mio caso, lasciate il fucile, prendete il tattico, ve lo mettete addosso, attaccate il fucile con un'altra colla al tattico come se foste in gioco e vi allenate ad andare in puntamento così. E una volta che vi sarete allenati ad andare in puntamento e ad essere veloci anche col tattico, sarete a posto. L'altro vantaggio di allenarsi mettendosi il tattico addosso è che con il tattico siamo molto meno mobili, per così dire, di quando ovviamente non l'abbiamo. Senza accorgere, siamo già andati nella terza parte del video in cui vi parlo appunto dell'attrezzatura. Abituatevi a fare tutto e ad allenarvi con tutta l'attrezzatura indosso, compresi, restate lì, i guanti. Ragazzi, i guanti è una delle robe più sottovalutate che vi frega e che ci frega tutti all'inizio. Sto parlando del fatto che sto parlando di, e ho fatto tutto l'esercizio, ho fatto tutti gli esercizi con gli anelli, che è la cosa meno indicata del mondo. I guanti, perché sono importanti i guanti? Beh, perché vi dovete abituare a tenere i guanti indosso quando fate questi esercizi. Perché? Beh, molto semplicemente perché se voi giocate con i guanti, come giocano tutti, perché i pallini sulle mani vi sfasciano le mani, vi faccio vedere una foto, non so se la trovo, ve la metto qui. Vi dovete abituare a fare le cose con i guanti, perché con i guanti la nostra sensibilità, soprattutto delle mani, è molto ridotta. Nel momento nel quale però noi dobbiamo giocare a soft air, che è uno sport comunque molto difficile, in cui dobbiamo tenere sotto controllo tante cose, dobbiamo toccare, sentire, ci abituiamo a, e dobbiamo fare 250 cose tutte insieme, perché alza il fucile, va in puntamento, controlla una mano, controlla l'altra, controlla i piedi, controlla la schiena, va in puntamento con l'occhio, guarda se ci sono gli amici in giro. Non possiamo fermarci a pensare anche, non sento dov'è quella determinata cosa sul fucile, ho impugnato bene l'arma. Quindi il mio consiglio è i guanti sempre indosso. Però tutto quello che potete ve lo mettete indosso e vi abituate a giocare in quella maniera lì. Già con questa manciata di esercizi vi assicuro che facendoli, soprattutto adesso che non abbiamo niente da fare, tutti i giorni prenderete un sacco di dimestichezza con le varie armi e vi aiuterà tantissimo, ve lo assicuro. Bene, spero di avervi illuminato con qualche nuova perla sul mondo del soft air. Se voi invece volete insegnare qualcosa di nuovo a me e a tutti gli altri che seguono, ci sono i commenti qua sotto per scriverci anche se vi è piaciuto il video, perché ci fa piacere sapere cosa ne pensi tu spettatore che stai guardando questo video e hai già premuto like, perché era un video incredibile, vero? Sapevo, grazie, ti ringrazio un sacco. Cazzate a parte, ci sono i commenti qua sotto, se avete domande, se qualcosa non era chiaro, sono qua sotto che vi rispondo. Qui da Red è tutto, non mi sono dimenticato il video della stanza, state tranquilli, mi stanno chiamando. Pronto? Sì, dimmi tutto. Dov'è che ero rimasto? Ah sì. Non mi sono dimenticato il video sulla stanza, semplicemente un video importante che voglio fare bene. Adesso la stanza è un po' un casino, come avete visto nell'ultima ripresa. Lo gireremo il prima possibile. Purtroppo bisogna mettere a posto un paio di cose, bisogna prepararlo, perché è un video che voglio che venga carino, anche perché è un luogo appunto a cui io tengo molto. Non lo voglio fare da solo, quindi bisogna incastrare un po' le esigenze di tutti quanti. Ve lo porteremo il prima possibile, vorrei portarlo la prossima settimana, ma non prometto niente, perché non sono sicuro, non voglio tradire le vostre tenere e dolci aspettative. Quindi noi ci vediamo settimana prossima, sempre mercoledì alle esattamente 4 e mezza, alle 2 e mezza. Qui da Red è tutto e stay hungry. Per quelli di voi che non se ne sono ancora andati, mostrerò il vero e unico modo di diventare bravi a soft air, una tecnica segreta che non volevo rivelare a tutti quelli che guardano il video così en passant, ma solo ai veri e propri fan del canale 6mm. Prima di tutto, rimuovere il fucile, tanto non vi serve un cazzo. Secondo passo, rimuovere il cinturone, tanto non vi serve un cazzo. Spostarsi nell'altra stanza. Accendere la PS4. Non dimenticarti il joystick.
sedersi sul divano, prendere il controller e accendere la televisione. Seduti sul divano, accesa la televisione e con il controller in mano, partiamo con l'allenamento. Perché è quello già lì? E il compagno mi ha ucciso. Perfetto.